siamo qui alla tenuta di San Calogero per l'evento, come dire, conclusivo di un giro che è stato fatto negli scorsi giorni, di un progetto congiunto tra Iovitec ed FMC che prende il nome di On the Roots, che in pratica porta avanti un discorso e di sviluppare, di promuovere tutto un discorso sulla sostenibilità. E per certi versi, come dire, mi sento che sono stato io la scintilla che ha fatto conoscere, ha messo insieme questo con Edoardo, sì, l'anno scorso, un anno e mezzo fa, e cercava, dico, anche un partner che fosse serio e affidabile, poter fare dei discorsi in futuro per sviluppare un programma sulla sostenibilità, e io ho indicato, suggerito la Iovitec, che sicuramente, oltre a essere un'eccellenza siciliana, sicuramente è una ditta che sta lavorando molto bene appunto per quanto riguarda il discorso della sostenibilità. Grazie Nino, sia per oggi ma anche per aver fatto scattare questa scintilla che ha acceso questo fuoco, no? Ieri, l'anno scorso, abbiamo iniziato la prima esperienza di una giornata sola, quest'anno abbiamo voluto fare un passo un po' più grande, abbiamo fatto questo 3 giorni, e da 3 giorni che insieme a Giuseppe e tutto il gruppo stiamo girando per la Sicilia. Siamo partiti da Maletto, siamo andati a Licata, poi abbiamo fatto Comiso, Ragusano, abbiamo girato Siracusa e ora siamo qua, per cui dice, ma perché ci avete invitato? Allora volevamo condividere con voi questo momento. Noi crediamo tanto in questo progetto di collaborazione, proprio anche il simbolo nostro era Iovitec e Funzi insieme per l'agricoltura sostenibile. E qui oggi con Grazia Nino stiamo lavorando anche a un discorso di agricoltura sostenibile a 360 gradi nell'agrumeto per quanto riguarda il controllo delle infestanti. Oggi volevamo farvi vedere la nostra prova per il controllo della coniza con la nostra strategia. Non parliamo di prodotto singolo, ma parliamo di strategia. È un discorso, non ci sentiamo di chiedervi di andare fuori, andare in campagna e rovinare quindi il ricordo di questa bella giornata. Concordi, Giuseppe, quindi ve la racconteremo, anche perché il progetto non è finito, continuerà a settembre. A settembre avremo anche altri prodotti che stiamo sviluppando anche grazie alle conoscenze di Nino, ma non solo di Nino. Per sviluppare i prodotti serve la collaborazione anche nostra, sia dei tecnici, di aziende, ma anche di venditori. Quindi grazie a voi facciamo il business e facciamo il lavoro. Okay? E quindi un po' era, io individuavamo a questo pranzo veloce, fresco, in una giornata calda, per condividere insieme a voi questa esperienza. E Iovitec, un momento che celebra la sostenibilità, è ormai da qualche anno un obbligo, perché noi siamo un'industria che produciamo, trasformiamo politiche, cioè siamo un'industria che facciamo tubazioni e marchette in polietilene, quindi in materiale plastico, che dal canto della tecnica danno la possibilità di poter risparmiare dell'acqua, di poter utilizzare la risorsa in maniera sostenibile, perché ormai non si irriga più nella maniera massale, ma si cerca di arrivare alla pianta e quindi alla radice, alle roots, con un intervento virale, e ogni goccia ha a disposizione la giusta quantità di sostanza minerale. Quindi per noi è un must ragionare sulla sostenibilità e inserirlo all'interno di quello che Nino diceva prima, e ti ringrazio, di un'agricoltura 4.0 in cui non solo c'è un impianto efficiente, ma c'è anche una gestione efficiente e consapevole dei turni di irrigazione, delle quantità di acqua e fertilizzante che vanno a finire nelle radici. E soprattutto questo sistema 4.0 è un sistema monco, se non ha da parte vostra, che siete i primi utilizzatori dell'agricoltura, la capacità di applicarvi con competenza e con il vostro lavoro, che è meritatissimo e encomiabile, a questo sistema nuovo.
da San Calogero, IRTE, che è FMC insieme per un'agricoltura sostenibile.